carissimi amici. Buongiorno, buongiorno dal vostro caro giocherellone che oggi vi porta la ricettona, vedete ragazzi, del giocherellone. Quindi iniziamo qui sopra, vi faccio vedere. Iniziamo per prima cosa a capire che cosa dobbiamo fare. Togliamo la colazione dei giocherelloni e prendiamo un riso. Prendiamo un riso. Prenderemo ragazzi il riso Carnaroli pagato circa 2 euro, vedete ragazzi il riso Carnaroli pagato circa 2 euro, fantastico davvero, riso Scotti, 1 chilo di riso, andremo a usare due misurini perché in casa siamo in due, vedete ragazzi, perfetto, quindi andiamo subito a, diciamo, a prendere il bollitore qui ragazzi, vedete, del giocherellone. Vi faccio vedere meglio anche il bollitore perché molte volte voi mi scrivete, dice: giocherellone, giocherellone, ma come fai a fare questo riso così buono, questo riso così perfetto? E adesso vi faccio vedere. Quindi vediamo la cassa musicale, questo è il mio bollitore, il bollitore ragazzi pagato 30 euro, lo pagai 30 euro, ottimo bollitore, ottima capienza. C'è anche una cosa qui per fare, praticamente, come potete vedere, per cuocere a vapore, e c'è il misurino, un bel misurino. Perfetto, ciao, 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 caro, ciao, ciao. Ecco qua, quindi andremo a mettere praticamente dentro a questa scodella, vedete, antiaderente, vedete, la scodella antiaderente, andremo a mettere il riso. Perfetto, quindi mettiamo due misurini di riso. Vedete, quindi prendiamo il riso. Apriamo un po', la confezione era già aperta, e mettiamo due misurini belli pieni, quindi questi sono circa 80-100 grammi di riso. Ecco qua, mettiamo tutto così abbiamo consumato tutto il pacchetto di riso. Diciamo che con 1 chilo di riso, ragazzi, ne escono circa 10 porzioni di riso da 80-100 grammi, quindi da circa 100 grammi. Ecco qua, perfetto. Allora, il riso in genere, alcuni consigliano anche di lavarlo. Io sinceramente ultimamente un pochettino, perché mi annoio un pochettino, non lo lavo, andrebbe sempre lavato il riso secondo alcuni. Secondo altri questo riso in realtà è già lavato. Ecco qua, riso Carnaroli, come proprietà, vediamolo insieme. Valore energetico 348 grammi, chilocalorie, 1,6 di grassi. Fibre 0,7, proteine 7,2, come potete vedere ragazzi dalla confezione, vedete, vi faccio vedere meglio la confezione, vedete, vedi la confezione, la vedi la confezione, vedi, vedi la confezione, perfetto. Andiamo a mettere quindi l'acqua, l'acqua deve superare il livello del riso ragazzi, perché deve cuocere. Allora, vedete ragazzi? L'acqua deve superare il livello del riso. Io adesso sto inclinando praticamente la ciotola e deve superare, quindi deve superare leggermente, leggermente. E fate così in modo tale che l'acqua vada a porsi praticamente in tutte le parti dove ci sono i chicchi di riso, in modo tale da non farli incollare, vedete? Dovete fare questo gesto. Dopodiché lo prendete, lo mettete qua dentro. Il coperchio della vaporiera, ragazzi, ha questo foro per far uscire praticamente il vapore ed è ottimo praticamente proprio per questo tipo di cottura. Quindi mettete qui sopra la vaporiera, vi consiglio sempre di utilizzarla su un piano come questo. Non deve sporgere troppo per il semplice motivo che potrebbe schizzare un pochettino praticamente di liquido di crema di riso per il tavolo. Quindi se ovviamente lo mettete al bordo, tenderà praticamente, se lo mettete qua, tenderà praticamente a uscire fuori. Perfetto. Io utilizzo questa scarpa elettrica, vedete? Perfetto, mettiamo qui la vaporiera e premiamo qui, ragazzi, vedete, vi faccio vedere qui sotto, ecco qua, e adesso è tutto in automatico, adesso è tutto in automatico praticamente, però dobbiamo procurarci il resto del condimento, in questo caso i fagioli, quindi questo lo mettiamo da parte, vedete questo. Mettiamo oggi. Mettiamo oggi come
visto che vogliamo qualcosa, andiamo a mettere praticamente, ragazzi, i legumi. I legumi metteremo delle lenticchie. Abbiamo anche dell'aglio, qui dell'aglio e del peperoncino, vedete, che andremo adesso a utilizzare. Il riso poi deve essere salato, ragazzi, il riso deve essere salato, come potete vedere, quindi utilizzeremo il sale iodato, che contiene anche lo iodio. Perfetto, sale iodato. E se mai volessimo aggiungere un po' di sapore, l'olio extravergine d'oliva. Perfetto, questo lo mettiamo però da parte. Quindi sapete già che il giocherellone vi consiglia sempre di sciacquare, ragazzi, di sciacquare sempre i legumi. I legumi vanno sempre sciacquati perché possono avere un eccesso di sale, quindi sciacquate sempre i legumi. Apriamo i barattoli. Ah, eccolo qua, il barattolone. Barattolone, andiamo ad aprire il barattolone. Perfetto. Andiamo a sciacquare i legumi. Sciacquamento dei legumi, ragazzi. Stiamo sciacquando i legumi. Ecco qua. Sciacquamento dei legumi. Abbiamo sciacquato quasi tutti i legumi, ovvero tutte le lenticchie. Perfetto. Adesso andiamo a prendere il ciotolone, ragazzi, il ciotolone, e versiamo i legumi dentro. Vedete, ragazzi, il ciotolone di mamma. Praticamente abbiamo creato il nostro, praticamente l'altra parte dell'alimento che ci serve, in modo tale da avere tutte le proteine necessarie, ragazzi, per il nostro, la nostra alimentazione. Allora, queste sono le lenticchione. Le lenticchie contengono pochissime calorie, ragazzi, e tantissimo ferro. Mangiatele sempre con un frutto acido o con un filo di limone, casomai dopo aver mangiato giustamente il riso. Quindi veramente fantastico. Guarda il lenticchione, guarda il lenticchione, guarda, guarda. Guarda il lenticchione, ti piace? Ti piace, perfetto. Adesso che il nostro riso va a cuocere, andremo praticamente a creare un'altra cosa molto interessante, ragazzi. Che cosa? Dobbiamo tagliare l'aglio e il peperoncino. Aglio e peperoncino. Allora, uno dice, giocherellone, giocherellone, ma perché vai a mettere sempre tutto quest'aglio, tutto questo peperoncino, ragazzi? Perché l'aglio e il peperoncino, l'aglio è l'antibiotico naturale per eccellenza. Quindi due spicchi d'aglio vanno più che bene, ecco qua, per due persone. L'aglio e il peperoncino è un fortissimo vasodilatatore, accelera tantissimo il metabolismo, è termogenico ed è vasodilatatore. Guarda, guarda, questo un peperoncino per due persone va bene, peperoncino rosso, lo vedi, ti piace? Ti piace a te? Ecco qua, perfetto. E due spicchietti d'aglio, quindi niente di che. Alla fin fine, vedete, basta poco che ce vo, dillo, dillo, scrivilo tu, dici basta poco che ce vo. Perfetto, quindi andiamo a mettere praticamente di qua. Utilizziamo un coltello di questo genere prima per togliere l'aglio, così butteremo ovviamente tutte le cose bruttarielle dell'aglio, ovvero la buccia, vedi? Quindi tagliamo l'aglio, quindi in questa maniera, a piccole parti, quindi... Vedi? Ecco qua. Togliamo la buccia, ti faccio vedere. Stai vedendo? Stai vedendo? Sì, perfetto. Vedi, stai vedendo come si toglie la buccia? Perfetto. E questi qua sono i due spicchietti d'aglio. Perfetto. Allina e allicina. Che cosa vuol dire? Che quando noi andiamo a masticare, ragazzi, l'aglio, o lo andiamo praticamente a rompere, si sviluppa per processo chimico l'allina e l'allicina, che sono due fortissimi elementi per il nostro organismo. L'aglio contiene anche tantissimo zinco, che aumenta il testosterone. Ragazzi, poi
Voglio dirvi anche un'altra cosa, l'aglio è battericida. Che cosa vuol dire questo? Che distrugge i batteri ed è anche vermicida, quindi se abbiamo dei vermi intestinali, l'aglio ci aiuta a farli uscire. Non per niente quando mangiate l'aglio, che cosa succede? Che il vostro alito giustamente diventa l'alito di fuoco, praticamente l'alito quasi si tende forse a sentire una forza marciscenza, perché l'aglio appunto sprigiona questo odore particolare. Però ragazzi, vi lavate i denti e state a posto. Quindi aglio a pezzettini molto piccolini, come potete vedere, due spicchi d'aglio per due persone, quindi uno spicchio d'aglio a testa, vedete come lo taglio fine. Vedete come lo taglio praticamente qui fine, vedete? Perfetto, e adesso tagliamo anche giustamente il peperoncino, quindi peperoncino di qua, perfetto, peperoncino da quest'altra parte in quattro parti, state attenti a non tagliarvi, perfetto, tagliamo anche il peperoncino. Ed ecco qua, ragazzi, abbiamo fatto tutto. Ecco qua, ragazzi, come potete vedere abbiamo i nostri super ingredienti che andremo a mettere, ragazzi, qui dentro. Pronti? Via! Guardate qui, molto molto buono, ed ecco qua. Il nostro super alimento è pronto, lenticchie contenenti un sacco di ferro, aglio, antibiotico naturale per eccellenza, peperoncino rosso termogenico, riso arborio, fantastico. Dobbiamo solo aspettare, ovviamente, che il riso vada a bollire. Ragazzi, questo è tutto. Lo condiremo anche con un poco sale, ma usate sempre il sale iodato che contiene lo iodio, che è necessario alla funzione della nostra tiroide. Ragazzi, questo è tutto. Una ricetta semplice, gustosa, soprattutto per grandi e per piccini. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo dopo con altri video sul canale del Giocherellone. Ciao, ciao, ciao. Ciao 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 ciao.